Buonasera, bentornati. Avete mai avuto problemi ad utilizzare le email di Aruba all'interno di DVR, NVR o generici apparati che devono inviare delle mail? Avete il vostro dominio, magari perché ci avete il vostro sito della vostra ditta o avete delle altre cose? Avete la mail, magari tecnico@vostrodominio.it con Aruba e non vi funziona? Avete preso le configurazioni? E non vi va, non vi va, non vi va, ma in Outlook vi va e da altre parti vi va, quindi siete sicuri che quelle configurazioni siano giuste? Bene, avete ragione. E ho fatto qualche esperimento perché avevamo questo problema con gli DVR, NVR e TVT e ho trovato la soluzione sulle guide di Aruba, non mi sono inventato niente, ve la voglio condividere. Ripeto, non ho inventato niente, quando dico ho trovato la soluzione sembra sempre che qualcuno vi voglia svelare la verità nascosta. Non ho inventato niente, ho scartabellato un pochettino tra le guide di Aruba e sono pervenuto ad una risposta, tutto lì. Cosa ho fatto? Ho notato che quando si hanno le mail, mia mail, @miodominio.it, la procedura dell'invio delle mail non prevede l'utilizzo dei parametri classici. Se voi cercate come configurare Outlook, trovate che in uscita dovete usare smtps.aruba.it come SMTP porta 465 SSL attivo. In realtà in molti prodotti, alcuni mi dicono che funziona, però in molti che ho provato io non funziona. La procedura corretta da fare è quella di usare come SMTP smtp.vostrodominio.it porta 25 e non abilitare l'SSL. Qualcuno mi potrebbe dire, ma così è in chiaro. Sì, vabbè. Pazienza, tanto dobbiamo mandare una mail con uno snapshot del nostro antifurto, però così funziona ed è questa la procedura indicata da Aruba. Non usare l'smtps.aruba.it, ma usare smtp.miodominio.it. Per chi utilizza NVR, DVR, TVT, vi posso garantire che questo è l'unico modo per farlo andare, abbiamo provato in mille modi. E questa è una valida alternativa, ricordo, a Gmail, che invece per funzionare deve avere la password per app abilitate, cioè non dovete utilizzare la password quella dell'account Gmail, ma generarne una per applicazione dopo aver abilitato la verifica in due passaggi dell'account. Sul mio canale trovate i video di come fare, quindi se ve lo andate a cercare. La mail di Gmail con la password per app funziona sempre dappertutto. La mail di Gmail con la password normale a volte funziona, a volte vi funziona per un po' di tempo e poi smette di funzionare perché viene bloccata. Quindi attenzione, così abbiamo la soluzione per Aruba, la soluzione per Gmail. Direi che comunque diciamo avete un bel parco di mail da cui pescare. Ciao a tutti!